Salve a tutti youtubers e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Oggi vi mostro un gioco che è uscito un paio di settimane fa. Ed eccolo qua. Sì, stiamo parlando proprio di SimCity in questa limited edition. Niente, l'ho molto contestato questo gioco perché bisogna essere sempre online, usufruire di Origin, però ragazzi, a furia di guardare video su YouTube, niente, mi sono innamorato di questo gioco, quindi ho deciso di comprarlo. L'ho preso su Amazon a 44,50 euro. Pensate che se lo volete comprare su Origin in digital download costa 60 euro, quindi quasi 20 euro di meno, 15 euro di meno, e l'abbiamo in edizione fisica. Vedete qui Limited Edition, che alla fine Limited non è perché ha solo un DLC in più. E niente, ecco una piccola carrellata della confezione e proseguiamo allo spacchettamento. Ok, apriamo la confezione e cosa ci troviamo? Il disco di installazione, un manualetto con un codice che tanto avrò già utilizzato. Un foglietto pubblicitario con su scritto SimCity Set Buoni e Cattivi, sarebbe il DLC contenuto in questa Limited Edition. Praticamente mette un supereroe e un supercriminale che gireranno nella vostra città. Ah, guardate il bel manuale con i comandi. Ragazzi, guardate che schifo, che schifo. Vabbè, questa è la Limited Edition. E niente, ragazzi, farò sicuramente qualche gameplay e ci vediamo al prossimo video. Breve aggiornamento, ragazzi. Appena ho messo a installare il gioco su Origin, ho notato subito nelle info che già ci sono 3 DLC, e dico 3 DLC dal prezzo di 9,90 euro l'uno. Stiamo parlando di 3 DLC con un prezzo di 9,90 euro ognuno. Quindi, se uno volesse tutti e 3 questi DLC, dovrebbe spendere altri 30 euro. Ma vediamo di che DLC si trattano. Ho fatto uno screenshot. E c'è un DLC che sarebbe serie di città tedesche, un altro set di città francesi e un altro set di città inglesi. Cosa c'è? Il Big Ben? Gli autobus? Ah, è davvero bello. Solo che per la miseria, ragazzi, questa è Electronic Arts, 3 DLC di cavolo. 9,90 euro ognuno. Non dico altro. Io non li acquisterò mai. Già che ho acquistato SimCity dovendo giocare per forza online, già è un grande sforzo che ho fatto. Va bene, con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.